Ciao Andrea, buongiorno. Beh, devo dire che è suggestiva la riflessione che ha fatto l'ascoltatore di una federazione marocchina che indirizza in maglia viola il centrocampo con Amrabat e Rissas. Ora io non conosco le dinamiche del calcio africano bene come quelle del calcio europeo, però sinceramente ragazzi, il calcio di oggi tutto questo mi sembra molto complicato. Comunque le vie del calcio sono infinite, come hai detto te, tutto è possibile, però oggi io vorrei, la mia riflessione non è dedicata a Amrabat e nemmeno a De Gea, che comunque tra poco credo verrà presentato, no? Io oggi faccio una riflessione su centravanti e devo dire che al di là dei gol fatti in questo campionato d'agosto, beh, insomma, quello che pensavo di Kim io l'ho rivisto. In queste prime parti ho visto fame, ho visto fisicità, ho visto voglia di fare bene, ho visto gol, ho visto un qualcosa che sinceramente non vedevo da anni. E allora, lasciando fare il paragone con Vlahovic, perché non mi vanno bene, lasciando fare il paragone ancora più importante, ci mancherebbe altro, però una sensazione ce l'ho, è forte, è che finalmente, dopo qualche anno, la Fiorentina inizia il campionato con la forte convinzione di avere trovato un centravanti.